Raffaele Biancucci, allenatore del Centro Giovani Calciatori, aveva messo in guardia i suoi giocatori che questa di stasera non sarebbe stata la solita partita di Coppa Italia e si è visto, no? Assolutamente, ne parlavamo anche prima della partita. In questo momento la squadra è un po' stanca, siamo arrivati in fondo a una stagione complicata per tantissimi motivi e quindi sapevo che la squadra non era nel momento migliore e in più conosco questa squadra, so il valore di questa squadra. La partita di Coppa Italia è stata una partita particolare, si è messa subito bene, loro sono andati un pochino nel pallone e quindi diciamo che lì non c'è stata storia, ma sapevo che i valori non erano quelli lì. E stasera si è visto un Matera in ottime condizioni, una squadra ben allenata, che viaggia bene, una squadra importante per questa categoria. Noi abbiamo fatto valere la nostra forza, diciamo, non della disperazione, la nostra forza di voler raggiungere il risultato e l'abbiamo fatto grazie alle qualità tecniche che abbiamo e anche alla giusta organizzazione nei momenti di difficoltà, però chiaramente è stata molto dura sicuramente. Il gol ovviamente di Samuele Muglia e degli altri, alle parate grandiose anche stasera di Pablo Gomez e la voglia, ecco, dei tuoi ragazzi una volta colpiti nell'orgoglio di portarsi a casa questa vittoria per mantenere i 9 punti, no, che li divide dalla Pumas e dal Camaiore, e che anche loro non mollano. Certo che non mollano, è ovvio, e sicuramente hanno fatto, i ragazzi che hai citato te sicuramente hanno fatto delle grandi partite, hanno messo in mostra le loro qualità che sono enormi. Però... Io ho detto anche in telecronica insieme a Daniele, supportati da tutti i compagni, esatto, perché chiaramente anche gli altri meritano un grande applauso, quello è ovvio, no? Era proprio quello che volevo dire, cioè questa è una squadra che è composta da 10 giocatori, anche chi stasera non ha giocato è molto importante perché ci permette durante la settimana di allenarsi nel modo giusto e di arrivare alle partite nella migliore condizione, quindi il merito è sicuramente da condividere con tutti. È chiaro che ognuno mette in campo le qualità che ha, questo è chiaro, però credo che sia una vittoria meritata di tutti. Grazie e complimenti.